si è concluso l'arrivo di tutti gli equipaggi abruzzesi. Ognuno di loro racconta un modo diverso di vivere questa manifestazione tra competizioni e festa. Questi i protagonisti della nostra regione. Questo è l'equipaggio B-Life, è abruzzese, si trova a partecipare alla Barcolana, in particolare oggi ci sarà una regata. Allora iniziamo a presentare l'equipaggio. Io sono Massimo Sisino, Vittorio De Eugenio da Roseto, Lega Navale Giulianova, Pietro Girardi da Giulianova, sempre Lega Navale Giulianova, Paolo Assenti, Alba Adriatica, Circolo Nautico di Alba Adriatica, Lega Navale San Benedetto, Gino Sulpizzi, poi c'è Fabio Gridelli, Lega Navale Giulianova, e Cassio Barbizzi, che è sempre Alba Adriatica, quindi un equipaggio prevalentemente della provincia di Teramo. Spieghiamo che ci sono tante manifestazioni all'interno della Barcolana, in particolare quella che partirà tra poco, è una regata ed è rigorosamente dedicata a chi? A tutti gli armatori della Lega Navale Italiana, e noi siamo appunto in rappresentanza della Lega Navale di Giulianova, quindi l'unico abruzzese, l'unico team abruzzese. La bandiera dell'Abruzzo è stata issata, come si dice, perciò insomma c'era anche l'assessore Di Matteo che è venuto qui a portarla. Ci sono diversi equipaggi abruzzesi e in realtà poi la notizia è che tutti si conoscono. Beh sì, diciamo è un ambiente relativamente piccolo, ci conosciamo un po' tutti quanti e quindi è un piacere anche trovarsi qui a Trieste tutti insieme la sera. Per questa giornata, che ovviamente il tempo è veramente buono, ovviamente sarà bello anche gareggiare, per i prossimi giorni, che in realtà c'è la preoccupazione per professionisti e non per il tempo, qualcuno dice la Barcolana di domenica è un punto interrogativo, voi che ne pensate? Beh, indubbiamente quando c'è la bora qui a Trieste è un vento molto forte, rafficato, a volte di caduta dall'alto, per cui è problematico andare. Certo, poi staremo a vedere un po' cosa decide il comitato di regata, parlano, ho sentito dire, anche di posticipazione, quindi vediamo insomma. L'imbarcazione si chiama Duvetica, a comandarla c'è Sergio Quirino Valente, che tra l'altro è il campione italiano di vela d'altura. Inizia così la Barcolana, l'obiettivo qual è? Beh, diciamo che quest'anno siamo venuti rigorosamente per vincere la categoria, sperando di arrivare come sempre entro le prime 40 imbarcazioni. Del resto ho un bel palmarès in Barcolana, perché ho 5 secondi posti di categoria e 4 terzi posti di categoria, quindi sarebbe ora che cominci a vincerne anche una. L'Abruzzo partecipa con un villaggio ma anche con degli equipaggi. Allora raccontiamo una cosa, è famosa la Barcolana, è la più frequentata, ci sono quasi 2000 imbarcazioni, professionisti e non professionisti si troveranno l'uno accanto all'altro. Prevista a bora, perciò per uno che è davvero esperto, per un campione italiano, come inizia la gara? Allora, innanzitutto devo dire che sono veramente contento che l'Abruzzo stia partecipando in maniera così massiccia alla Barcolana, che è la regata per me almeno più bella del mondo, perché oltre a essere una regata è una passeggiata, è una festa, è un modo per i velisti di incontrarsi, praticamente ci siamo tutti e c'è anche un certo signore che si chiama Paul Caillard, che non è sicuramente l'ultimo arrivato, per cui un saluto a tutti gli abruzzesi, combà, state buone, tutto a posto. E poi come affrontiamo la Barcolana? Noi come al solito in maniera molto determinata cerchiamo di dare il meglio, come abbiamo fatto anche nelle regate più tecniche, sicuramente più titolate, quali i campionati italiani che abbiamo vinto nel 2013, 2014 e 2015. Qui cambia il copione, perché 2000 barche certo non sono tutti professionisti, diciamo che i professionisti saranno i primi 100, 150, però è talmente bella la manifestazione, è talmente bello il contorno di mare, lo specchio, è talmente bello quello che si vive in questi giorni, che questa rimane veramente una regata indimenticabile. E una volta che vieni qui, secondo me già pensi alla regata dell'anno dopo, perché è la classica festa della vela. L'arrivo degli equipaggi abruzzesi arriva dopo più di un giorno di navigazione. Qui siamo sopra l'imbarcazione Spruzzo, c'è una storia dietro. Raccontiamo l'avventura intanto per arrivare fino a qua. Per arrivare qui noi siamo partiti una sera alle 8. Abbiamo viaggiato 20 ore circa e siamo arrivati in Croazia, dove abbiamo passato la notte a Rovigno,
stamane con calma arrivati adesso qui. L'organizzazione è perfetta, abbiamo dato un ormeggio perfetto, la regione è presente. Sulle vostre vele proprio la regione Abruzzo? Assolutamente. Alzeremo adesso lo standard della regione Abruzzo per far sapere a tutti che veniamo dall'Abruzzo e ovviamente noi gareggiamo per arrivare ultimi, questa è una barca molto lenta e la nostra è una partecipazione, non è una gara. Siamo venuti per partecipare. Vele spiegate, musica, animazione, migliaia di presenze, equipaggi che si incontrano e si abbracciano, si conoscono tutti come una grande tribù, parlano di aspetti tecnici, commentano le imbarcazioni e cercano tra la folla i big della vela, quelli che hanno fatto la storia, tutti conoscono il nome delle loro imbarcazioni. Con una intera area dedicata e nel cuore della Barcolana Village spicca lo stand di Polka Yard, America's Cup, il Moro di Venezia, una leggenda per tutti, nel go dei velisti immancabile Mauro Pelaschier, olimpionico, Coppa America e un'infinità di competizioni alle spalle. Con la naturalezza di chi non fa delle vittorie una distanza, ci invita a salire e ci racconta ricordando insegnamenti e prove vissute sul mare. Le caratteristiche di un velista quali sono? Tante, insomma, prima cosa bisogna saper vivere il mare, quindi umilmente abbiamo imparato anche a beccando delle batoste serie, a rispettare la natura, a rispettare il mare, a rispettare il vento e ovviamente senza paura, però con rispetto far sempre tutto quello che è a nostra possibilità per portare la barca a terra. Invece diceva il mare ci ha insegnato anche a prendere delle batoste, allora in una carriera fatta di regate veramente importantissime c'è un ricordo di una difficoltà che ha attraversato? Sì, è brutta anche. In Oceano Indiano stavamo facendo la regata attorno al mondo, la seconda tappa partiva da Punta dell'Est in Uruguay e arrivava a Fremantle in Australia, eravamo in Oceano Indiano a 2500 miglia dell'Australia, mi ha rotto il timone e la barca e quindi abbiamo cominciato a imbarcare acqua, per fortuna la barca era predisposta con le palatine stagne, abbiamo salvato la barca e poi in 10 giorni siamo riusciti a raggiungere il continente navigando al limite delle nostre possibilità. Invece parlando della filosofia del mare, diceva prima bisogna impararlo il mare, allora che cosa insegna un velista il mare? Insegna aver rispetto. Aver rispetto di tante cose, non ultimo di te stesso. L'Abruzzo arriva a Trieste per partecipare alla Barcolana e ad accoglierlo c'è la Federazione Italiana Vela. Il vicepresidente è un abruzzesissimo giuliese. Ma innanzitutto mi fa piacere da due punti di vista. Primo perché sono comunque abruzzese, quindi vedere proprio la propria terra fuori dai confini della regione è sempre importante. Poi in un contesto come la Barcolana, che credo esprima il punto di eccellenza della vela, fa ancora più piacere, quindi veramente lo colgo questo con un grande piacere proprio. Ecco, per chi conosce l'Abruzzo ed ha un ruolo così importante nella Federazione della Vela, com'è configurato l'Abruzzo, la sua portualità e soprattutto questa è una regata, perciò l'Abruzzo ha diverse tradizioni, non solo quella della vela? No, indubbiamente l'Abruzzo ha comunque una posizione importante di centralità, di portualità, anche se io credo onestamente può fare di più, nel senso che mancano quelle strutture recettive a livello del territorio, cioè il territorio può esprimere tantissimo ma la portualità probabilmente negli anni dovrà crescere, questo credo che sapere i propri limiti serve per migliorare il futuro, il mondo dello sport nautico può dare tantissimo al territorio e noi credo dobbiamo ancora crescere molto. Il weekend della 47esima Barcolana si apre con un popolo di appassionati, professionisti e curiosi che trasformano Trieste nella capitale europea della vela.